Noi abbiamo in Lombardia tutte le bellezze più belle del mondo. Abbiamo paesaggi, abbiamo storia, cultura, ambienti, abbiamo le tradizioni. Dobbiamo valorizzare di più e meglio, e Expo è un'occasione straordinaria. L'obiettivo è fare in modo che quei milioni di visitatori che arriveranno nei 6 mesi di Expo ritornino in Lombardia nei 6 anni successivi, almeno nei 6 anni successivi. La Camera di Commercio ha già attuato la propria strategia in collaborazione con Esplora, la società che si dovrà occupare di aumentare le presenze sul territorio lombardo e quindi anche sulla provincia di Cremona, e quindi ritengo che la strategia impostata dal nostro territorio per le imprese, per le strutture alberghiere, per i ristoranti, per i pubblici esercizi, siano chiare, finalmente chiare ed importanti. Lo spirito di Expo si vive in ogni stand, ogni postazione ha un richiamo a questo evento particolare. Un evento che la provincia di Cremona e il suo territorio intendono affrontare promuovendo quelle che sono le eccellenze che abbiamo da offrire, come per esempio la liuteria, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO, la novità importante del Museo del Violino che valorizza tutto questo, altre tradizioni come quella organaria di Crema, ma tutta una serie di offerte